Radio Icaro. Radio Icaro. Tempo reale. Tempo reale. Ah, come vola il tempo, siamo già a metà mese. Mamma mia. Siamo già al secondo giorno di scuola, tra l'altro. Hai secondo visto? Giorno di scuola, allora, metà mese. Allora, questa mattina la formazione è questa: il preside guarda, perché giustamente deve vedere se ci comportiamo bene. Poi sì, il vicepreside è salito in cattedra, perché già manca un... ci vuole una sostituzione. Buongiorno Andrea Polazzi. La gente pensa che tu sia matta, stiamo parlando solo di chi è dall'altra parte del vetro. Ok, no, certo, no, non è che hai sento... battuto la testa molto, no, però io accompagnando mi sento tua figlia a scuola. Io mi sento un po' a scuola, sento che anche per noi sta ripartendo tutto, è l'Italia che riparte grazie alla scuola. Grazie a noi, pensavo. No, grazie alla scuola. Noi non c'entriamo niente. No, esatto, sono questi proclami già subito inizio a trasmettere. Sì, scusate, cioè, il ritardo non è colpa nostra, hanno voluto far ascoltare tutta la canzone che ci ha preceduto. Perché hanno detto che era molto più interessante noi. Di esatto, noi. Esatto, questa era... Allora, da subito ringraziamo Andrea, tutti coloro che ieri ci hanno fatto, insomma, gli auguri, in bocca al lupo per la ripartenza del programma, grazie. Anche perché erano lì ad aspettare la ripartenza per vedere i primi 2-3 minuti di trasmissione, salutarci e poi non guardarci esatto, più fino esatto. alla secondo fine. Me hanno messo il like alla tua faccia schifata, però vabbè, insomma, io ero lì tutta sorridente. Io solo quella, tu... non è che... Vabbè, comunque, allora, i nostri contatti, perché questi brava, non ve li dovete mai dimenticare, mai. Anche quest'anno vorremmo, per altri motivi, fosse una trasmissione ricca dei vostri consigli, suggerimenti, delle vostre domande, e quindi scriveteci, mandateci degli audio messaggi 337 511 336, questo è il numero che potete prendere a riferimento. Poi c'è anche una redazione valida e competente che eventualmente vi risponde allo 0541 785 785. C'è sempre la nostra Melissa che è tornata a fare altra dopo diciamo l'emergenza dei mesi in cui chiamavate in tanti, però è sempre molto disponibile, quindi ci dà una mano qualora insomma ci arrivassero telefonate. Poi chiaramente la possibilità di seguirci in diretta radio e TV, ma quello è abbastanza scontato, c'è la pagina Facebook e c'è Icaro Play, per sì, cui se volete in streaming, molto bene, brava, ci trovate lì. Non mi fare i commenti, no, mi piace sotto. Io sono qua apposta. Io ho hai già altro finito. Hai già finito? Sì, ho già finito. Ieri hai finito alle 9.40. Sì, infatti qualcuno mi ha detto che ho fatto puffi, però bisogna prendere le buone abitudini. Cioè, perché puffi si dice solo dalle nostre parti, ma visto che la maggior parte delle persone che così ci seguono allora, sono delle nostre parti, puffi è allora, non andare adesso, a scuola. Adesso cerca di ritornare un attimo nella parte, condividi come solo tu sai vado fare. Cioè, non mi ricordo più come si fa. Ecco, infatti lì volevo arrivare e noi torniamo invece in apertura a quello che è stato uno degli argomenti portanti della giornata di ieri, vale a dire l'inizio della scuola, perché poi il nostro Maurizio Ceccarini, che ancora è un po' in età scolastica, sì, è andata a realizzare alcune interviste all'uscita dai plessi, raccogliendo sia la voce di alcuni genitori sia la voce di alcuni maturandi, cioè chi quest'anno andrà a completare, speriamo in presenza e con tutti i crismi, la maturità. Quindi incrociamo le dita sull'anno scolastico, ma sentiamo quello che gli hanno raccontato. Vediamo che cosa ha raccolto Maurizio ieri fuori da scuola. Era il 22 febbraio quando per l'ultima volta le scuole riminesi hanno aperto le loro porte agli studenti. Più di 25.000 quelli del solo comune di Rimini che oggi hanno iniziato un nuovo anno, oltre 40.000 in tutta la provincia. Entrate e uscite scaglionate, percorsi differenziati e tante altre nuove abitudini che, almeno oggi, sono passate in secondo piano rispetto alla conquista della scuola di nuovo in presenza. È andato bene, dai, adesso si staranno organizzando anche loro, però visto che dai, sono entrati scaglionati, quindi una classe per volta, distanziati, adesso speriamo vada tutto bene durante l'anno, più che altro, che non succeda niente. È stato un anno molto lungo e sofferenza per i bambini, stare chiusi. Lì, il mio figlio aveva voglia di tornare alla normalità, a tornare a fare le cose semplici che faceva prima. Tutto bene, l'ho portata a scuola stamattina, sono venuta a prendere un orario giusto. Tutto ok, però sta iniziando la scuola, vediamo più avanti come procede. Si apprende di più confrontandosi direttamente che non via virtuale, che può essere un computer o comunque didattica online. Quindi per me il contatto fisico è importante, il rapportarsi con gli altri. Per me è quello e mio figlio l'ha sempre pensato, è per quello che torna a scuola volentieri. Dopo tanti mesi credo che tutti i ragazzi insomma abbiano avuto voglia di tornare un po' alla loro quotidianità, diciamo. Primo giorno con giudizi sostanzialmente positivi, ma ci vorrà tempo per capire e in caso aggiustare. Per i maturandi un'incognita in più.
quella di un esame che si spera possa tornare alle modalità usuali. Oggi intanto il primo passo. Sono contento di questo ritorno perché comunque passare questi mesi in quarantena non è stato facile e soprattutto seguire le lezioni in presenza è molto confortante oltre che migliore dal punto di vista didattico. Ecco. Andata bene, mi aspettavo in realtà che ci fosse più libertà, però è giusto così. Mi è un po' dispiaciuto uscire dalla classe a ricreazione e non vedere la gente, cioè a livello scolastico la comodità è più o meno uguale, però dispiace, cioè dispiace a livello sociale. Eh beh sì, certo, sicuramente il passare attraverso la propria insomma, il proprio percorso, il proprio cancello non è semplice, perché l'aspetto anche della scuola è anche quello di vedersi prima e dopo, scambiarsi le opinioni, scambiarsi i compiti, dire se si è fatto tutto, se si è studiato. No, quest'anno diciamo che non sarà che proprio uguale. Con il distanziamento quest'anno anche copiare diventerà molto più complicato. Diventa un po' più complicato. Anche se io non dispero, perché i ragazzi sono sempre ricchi di creativi, risorse. Esatto. Esatto, infatti proprio così. Diciamo che noi abbiamo voluto raccontare il bello della ripartenza, un po' l'avevamo fatto anche ieri mattina proponendovi l'intervista ad un'insegnante pensionata che ha fatto una riflessione proprio sul valore della ripartenza, una scuola che riparte non solo per chi con la scuola è a contatto, ma veramente per tutti. È chiaro che poi i problemi non mancano, nel senso che sicuramente in questi giorni cercheremo anche noi di raccogliere quelle che sono le preoccupazioni degli insegnanti, le preoccupazioni dei dirigenti, le preoccupazioni delle famiglie, dei ragazzi, perché sicuramente ci vorrà un po' di tempo. Ieri insomma quello che ci hanno un po' invitato a fare è quello di avere un po' di pazienza, perché trovare il giusto modello in questa scuola così particolare che viviamo quest'anno non è semplice. Già questa mattina sui quotidiani locali diciamo che qualche perplessità su alcune scelte è stata fatta. È chiaro che ad esempio c'è il tema fuori da scuola. Fuori da scuola come ci si comporta? Dentro tutti molto bravi, in fila, ordinata, con la mascherina, mascherina che si toglie solo quando si è a posto, quando non ci si volta per guardare il compagno. Insomma, ci sono tutte delle regole che tra dai più piccoli ai più grandi ognuno cercherà di vivere al meglio, però insomma la maggior parte dei ragazzi poi sono molto responsabili, molto coscienziosi, semplicemente perché c'era anche un grande desiderio di tornare e vedere che cosa sarebbe accaduto. È chiaro che all'esterno non è così semplice, ma io dico anche i ragazzi volare ancora non hanno imparato, potrebbero farlo in effetti, ed è quindi chiaro che soprattutto in una mattinata come ieri, dove molti sono stati anche accompagnati, non dico i più grandi ma i più piccoli, hanno avuto un genitore che comunque continuerà a portarli, ma anche quelli dell'età di mezzo che magari vengono accompagnati qualche volta dai genitori, ieri primo giorno di scuola tutti pronti, anche i genitori, a capire che come sarebbe stata questa scuola. E quindi è chiaro che le fotografie, io ne ho viste girare tante anche sui social, parlano di persone molto vicine, e anche su questo insomma bisogna poi fare alcune, attenzione. Alcune scuole che si sono organizzate in maniera particolare, ad esempio alcuni misurano comunque la temperatura, sì, ho visto, benché infatti non sia previsto dalla normativa a livello nazionale. Sappiamo che a livello comunale, il comune di Rimini ha deciso nelle scuole di sua competenza, che sono poi quelle 06, parliamo quindi di asili nido e di scuole materne, di scuole di infanzia, di misurare la temperatura all'ingresso, però anche in alcuni licei, se non sbaglio, viene fatto. Ho visto al liceo Sertieri, sì, è stato deciso di misurare la temperatura all'ingresso, qualcuno ha optato anche per richiedere l'utilizzo della mascherina ai banchi. Sappiamo che l'utilizzo della mascherina ai banchi non è prevista, se non in caso di situazioni epidemiologiche che ne consiglino appunto l'utilizzo, o anche laddove situazione non ci sia lo spazio necessario, il distanziamento, esatto, dove non ricordiamo ci sia il metro tra da bocca a bocca, usiamo questo termine che è molto più comprensibile di quello che viene usato tra l'altro buccali, ricordiamo anche Andrea la situazione proprio del liceo Serpieri che tu hai appena citato. Era un liceo che aveva mostrato tramite anche il suo dirigente tutta la fatica di tornare in classe tutti quanti, aveva detto che sarebbe stata necessaria la didattica a distanza, che adesso non si chiama più così perché insomma cambiano anche le sigle, ma sostanzialmente la didattica da casa seguendo le lezioni al computer. C'era stato anche un botta e risposta con il presidente della provincia, ora sarebbe interessante capire come alla fine ci si è organizzati, se
se magari con insomma, la spinta di qualcuno e l'accoglienza dei problemi da parte di qualcun altro, una risposta è stata trovata. Diciamo che in questi giorni, anche per noi, lo ricordiamo, sentire la politica non è semplicissimo, quindi anche problemi che la politica, soprattutto quella amministrativa, deve risolvere, perché appunto domenica e lunedì si va a votare per il referendum, per cui in questo senso siamo chiamati anche a mantenere una certa sobrietà nei confronti degli amministratori. Non lo fa nessuno, noi cerchiamo di farlo. Gabriele ci dice: le scene di mucchio selvaggio di genitori e ragazzi fuori dai cancelli per poi essere ordinatissimi appena varcata la soglia della scuola era accapricciante. Lo so, però Gabriele, è anche vero che diciamo non è semplice. Le fotografie tra l'altro spesso ingannano. Noi che facciamo comunicazione sappiamo benissimo anche quanto possa essere non semplice, quindi laddove ad esempio si è iniziati insieme la scuola, per cui anche nei parchi, nei giardini grandi che hanno alcune scuole, poi si vede chiaramente un grande quantitativo di persone mascherati e provando a mantenere la distanza, forse. Però è vero che se guardiamo quelle, effettivamente forse è il momento più difficile della scuola di questi giorni, anche perché a scuola dentro non ci siamo andati, quindi potrebbe essere utile capire come ci si organizzerà. La maggior parte delle scuole, diciamolo, perché tanto riguarda anche noi personalmente, si sono attrezzati magari cambiando qualche orario, facendo entrare un gruppo in una certa ora, un altro gruppo in un altro, utilizzando più cancelli delle scuole per cercare che i ragazzi non si incontrino, che entrino in file ordinate. È chiaro che tutto quello che succede prima non è neanche giustamente responsabilità della scuola. Gabriele poi insomma si dice un po' perplesso dalla decisione di alcuni genitori del Serpieve, l'abbiamo letto sui quotidiani, di presentare una diffida alla misurazione delle temperature e all'utilizzo delle mascherine in classe, una situazione analoga a quella poi che si era verificata qualche tempo fa in una scuola media, dove alcuni genitori prima dell'inizio dell'anno scolastico avevano detto no alle mascherine in classe. Infatti le medie Bertola erano in questo caso. Allora bisognerebbe sempre capire numericamente quanti sono questi genitori, perché sappiamo anche che ci sono persone che rispetto alle regole che ci sono molto scettici, sono anche molto preoccupati, e poi qui arrivano anche queste proteste rispetto alle valutazioni che sono state prese poi dal Comitato Tecnico Scientifico Italia, cioè esatto, non è una non cosa sono che scelte riguarda delle singole scuole, al di là della misurazione poi della temperatura che abbiamo detto essere stata decisa dal liceo Serpieve. Però diciamo che almeno personalmente è una bellissima prima giornata di scuola, tutti contenti di tornare, almeno le persone che ho sentito io, entusiaste, soprattutto i ragazzi, di poter ritornare finalmente nella loro classe. Salutiamo Sabrina, Palmina, Stefano che ci saluta da Trento, ieri ci ha seguito in altura addirittura. Che bello, era predazzo. Era a 2000 metri, ha detto che ci si prendeva anche lì, cioè noi riusciamo a essere stalker ovunque, esatto, anche nelle vette. E Antonio invece ci dice: panoramica sulle scuole private, ci sono problemi? Allora, in realtà, Antonio, cosa possiamo dirti? Che noi abbiamo avuto la possibilità di andare nelle scuole Caris, parliamo di due paritarie. Ieri è arrivato poi un comunicato delle maestre pie. Per quello che riguarda le scuole Caris, noi siamo andati a trovare insomma i dirigenti la settimana scorsa, quindi ancora la scuola non era iniziata, anche se c'era un primo giorno di accoglienza delle prime che sarebbero entrate. Tra l'altro quest'anno le scuole Caris, che sono nella sede dell'ex Comasca, quindi siamo sul lungomare, hanno accolto anche tutte e cinque le classi del liceo San Pellegrino di Misano. Quindi insomma arrivano cinque classi del liceo, poi hanno il liceo scientifico, il liceo classico e hanno anche alcune classi di scuola media, sempre lì alla Comasca. Io sono andata dentro, vi posso assicurare che l'unica cosa che non manca, perché ancora la didattica non c'era, sono gli spazi, perché fortunatamente le ex colonie hanno degli spazi molto ampi, riqualificati, molto belli, spazio ce n'era davvero per tutti, per i ragazzi tra l'altro avevano organizzato anche molto bene. E ieri è arrivato il comunicato da parte delle maestre, quindi stiamo parlando anche qui di paritarie, e come per le Caris si parla anche di corsi di studi che iniziano con i bimbi piccoli e arrivano alle scuole superiori. Sono rientrati tutti in presenza con i piccoli, chiaramente anche con tutte le norme che si richiedono, quindi la doppia mascherina chirurgica, quella di plastica, insomma, visto che i bimbi piccoli comunque la mascherina non ce l'hanno ed è bene stare comunque loro vicini, e dall'altra parte comunque presenza assicurata per tutti gli ordini e gradi di scuola gestiti dalle maestre. C'era una riflessione, insomma anche un valore proprio del ripartire insieme della legale rappresentante delle maestre pie, Suor Mirella Ricci. Ora, altre scuole private, paritarie, scusate,
giornate, non le abbiamo sentite. Queste sono le due su cui abbiamo dei buoni riferimenti diretti, diciamo così. Però Antonio, se vuoi possiamo andare ad approfondire. Di problemi non ce ne hanno parlato. Basta caricarla, Simona, poi trova tutto. Durante la trasmissione invia messaggi a destra e a manca. Esatto, se vogliamo possiamo effettivamente sentire qualcuno su questo tema. Vogliamo anche vedere qual è la situazione epidemiologica sul territorio in base al bollettino che è stato diffuso nel pomeriggio di ieri dalla regione, ricordando appunto che si tratta di numeri che sono diversi rispetto a quelli delle settimane centrali dell'estate, ma sono comunque in buona parte legati a contagi asintomatici, cioè persone che nel 95% dei casi, anche quelle malate, si trovano in isolamento domiciliare. L'impatto che avrà all'inizio dell'anno scolastico, alcuni esperti hanno detto che comunque ci sarà, è previsto anche nelle stime del Comitato Tecnico Scientifico, un aumento del famoso R con T, quindi l'indice di contagiosità intorno allo 0.4, leggevo qualche giorno fa, però questo lo sapremo tra una o due settimane. Intanto vediamo quali sono i numeri della regione e della provincia di Rimini nella giornata di ieri. Sono 7 i nuovi casi oggi a Rimini, di cui 4 sintomatici. 2 uomini e 5 donne, tutti in isolamento domiciliare. 3 pazienti sono stati individuati dopo il rientro dall'Albania, 2 per sintomi e 2 per tracciamento familiare. Oggi non si registrano guarigioni nel riminese. In regione diminuiscono i casi, ma a fronte di un numero di tamponi tra i più bassi delle ultime settimane, 4.849. I nuovi casi in regione sono 127, ieri 143 con 1.200 tamponi in più, di cui 65 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening. Dei 127 nuovi casi, 74 erano già in isolamento al momento del tampone, 51 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti, 28 i nuovi contagi collegati a rientri dall'estero, 5 quelli di rientro da altre regioni. L'età media dei nuovi positivi oggi è di 40 anni. A Bologna, la provincia con più casi, 20, uno è stato diagnosticato dopo le vacanze in Riviera ed è riconducibile al focolaio già noto della discoteca Cervese. Oggi non si registrano decessi, i casi attivi sono 4.064, 125 in più di ieri. Le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi o senza sintomi, sono 3.881, 115 in più, il 95% dei casi attivi. Lieve crescita per i ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 18, uno in più, i ricoverati negli altri reparti Covid 165, 9 in più. Le persone complessivamente guarite salgono a 25.098, 2 in più. Questi sono i numeri del bollettino diffuso nel pomeriggio, come di consueto ormai siamo abituati da 6-7 mesi a questa parte ad avere l'aggiornamento quotidiano sul numero dei casi. Vediamo anche che a qualcuno non piace saperli, perché molte volte quando vengono postate queste notizie c'è qualcuno che dice ma ancora, ma continuate, ma basta. Insomma, fare informazione vuol dire anche agevolare questi dati, che poi in realtà sono dati secchi, come li diffondiamo noi. Alle volte anche pure colleghi, troppo, anche perché anche noi cerchiamo degli approfondimenti, però non è semplice, anche per cercare di capire come si muove appunto il virus. Spesso insomma ci viene detto contatti familiari, rientri dall'estero, però ecco, dettagli non è semplice. Diciamo che la tendenza di fine estate, o meglio del periodo di agosto, era stata quella in modo particolare del rientro dalle vacanze all'estero. Poi c'è stata una fase dove, in questa fase diciamo che il peso specifico dei rientri dall'estero è molto diminuito, anche grazie ai provvedimenti che sono stati presi, ai tamponi resi obbligatori o comunque fortemente consigliati per chi rientra da determinate aree. Tra l'altro ci sono anche contagi per chi rientra da altre regioni, ad esempio la Sardegna da ieri ha previsto per chi arriva in Sardegna il tampone obbligatorio, ma sappiamo che è consigliato anche per chi rientra dalla Sardegna altre aree, anche se diciamo l'allarme tra virgolette, insomma, a livello di contagi che è stato lanciato nell'ultimo monitoraggio, sappiamo che quotidianamente Ministero e Istituto Superiore di Sanità pubblicano il giovedì sera l'aggiornamento sull'RT sul numero dei casi relativi alla settimana precedente, quello dei contagi in ambito familiare. La lettura che ne è stata data è che comunque molti dei giovani, anche asintomatici, alcuni senza neppure sapere di avere il virus, che sono rientrati nelle proprie abitazioni, nelle proprie case dopo aver trascorso giorni fuori,
giorni magari a godersi delle meritate vacanze, hanno portato però all'interno dell'ambito familiare questo virus. Come ieri ci diceva poi anche l'ex commissario per l'emergenza Venturi, di fatto insomma il problema tra virgolette sempre, perché sappiamo che adesso la sanità è più preparata e che più aumentano i contagi, più per forza di cose aumentano anche i numeri degli ospedali, dei ricoverati, e aumentano con il numero dei ricoverati anche quelli che esatto. per forza di cose finiscono anche magari per precedenti patologie in terapia intensiva. Quindi la grande attenzione è in modo particolare a limitare il più possibile la diffusione del virus, perché numeri grandi anche di asintomatici portano una crescita minore, ma comunque una crescita anche di persone con sintomi che hanno bisogno di essere curate nelle strutture ospedaliere. Molto apprezzata ieri l'intervista a Venturi, che insomma ha spaziato anche su tanti temi, ha dato anche delle riflessioni molto personali su quello che è l'evoluzione del virus. Mi ha colpito questa cosa, perché chi a casa mia va ancora a scuola ha detto: il commissario Venturi ha detto che la scuola non sarà più chiusa, e viva, cioè nel senso, perché insomma sono quelle problematiche che sono legate soprattutto al tema della scuola, su cui anche proprio tu l'avevi sollecitato, ecco, credo che siano comunque molto, molto apprezzate da chi ha apprezzato la professionalità, la competenza, la capacità anche comunicativa di Venturi. Ho girato adesso la risposta e giro anche in diretta, perché bravo, in temporale. Sì. No, ma non è una domanda più tecnica, quindi lo dico dall'altra parte del vetro. Ci segnalano che c'è una differenza di volume tra la diretta e i servizi. Non so per quale motivo, ci si chiede se si può lavorare. Magari non da oggi, ma dai prossimi giorni ci impegneremo. Il nostro regista è molto attento e lo farà il prima possibile. Tra l'altro regista che abbassa di molto anche l'età media all'interno di questa struttura, quindi lo invitiamo a salire al terzo piano più spesso, visto che noi diamo solo l'età media e non la nostra. No, e soprattutto lui ci dice se effettivamente quello che diciamo è interessante o meno per la sua fascia di età. No, ma assolutamente, a lui non interessa assolutamente nulla di quello che diciamo, si diverte solo lì a alzare e abbassare gli slide come esatto. si suol dire. E adesso diamo anche conto del lavoro che tu hai fatto ieri, perché è vero che sei andata però poi sei andata al mare. Che detta così non è che proprio ti renda merito. Massimo. Esatto, sono uscita di qui prima, giustamente fai puffi a settembre con queste belle giornate, dove vai? Vai in spiaggia. In realtà in spiaggia ci sono andata perché avevamo preso un appuntamento con i bagnini di dove? Di se Riccione. Non nella città dove il sole splende sempre, anzi non abbiamo la scritta messaggio promozionale no, da mettere sotto ogni volta che parli di Riccione. Vorrei dirti che durante l'estate l'assessore che insomma si occupa di turismo, Stefano Caldari, sì. ha detto che mi ha lasciato da parte uno dei ciambelloni, quelli gialli. Il ciambellone, quello che si usa anche come salvagente, che c'è un po' dappertutto a Riccione, quindi pensavo di portartelo in dono. Adesso prima lo devo andare a recuperare, però insomma mi ha assicurato che me ne ha lasciato uno per me. Ma torniamo in spiaggia, non è che sono perché... quelle promesse della politica. Non lo so, non è che avendo citato un nome adesso ci conteggiano per il referendum. No, ma non sappiamo come no, silenzio. Allora, che referendum? Che non è referendum, assolutamente non si può dire, anzi no. ci hanno invitato a non dire né sì, né, sì no. né no, adesso li ho detti tutti e due perché è così par condicio, ma ci guardano proprio certo. i millesimi di secondo. Assolutamente. Allora dicevamo, torniamo in spiaggia perché ieri un po' con la ripartenza delle scuole, con le tante persone che hanno finito le vacanze necessariamente, insomma anche a spizzichi e bocconi di quest'estate, ci sono dei primi bilanci da fare. E allora siamo andati a Riccione, sì, poi cercheremo di farlo anche su Rimini, dove abbiamo incontrato il presidente della cooperativa Bagnini, Diego Casadei, il vicepresidente Andrea Gambuti e Gilberto Fuzzi, che oltre ad essere un bagnino fa parte anche del direttivo della cooperativa. Che dire, insomma, si chiude una pagina diversa, una pagina importante, una stagione molto particolare, ma come è stata un po' tutta la nostra vita negli ultimi mesi. E allora noi abbiamo cercato di raccontare com'è stata l'estate riccionese dal punto di vista dei bagnini, perché chiaramente è un punto di vista diverso anche rispetto ad altre persone che si occupano di turismo. Quindi ci guardiamo e ci ascoltiamo il servizio. Benché il calendario dica che siamo ai titoli di coda dell'estate, in spiaggia c'è ancora voglia di sole e di mare. Il caldo fa rinviare lo smontaggio delle attrezzature di una stagione che, viste le premesse, i bagnini di Riccione sono pronti ad archiviare con soddisfazione. Non sono mancate da parte dei turisti alcune domande e richieste strane, ma la maggior parte, una volta messi i piedi sulla sabbia, ha apprezzato l'organizzazione degli stabilimenti e il distanziamento è diventato un plus molto apprezzato.
quello che è stato assolutamente un successo, cioè nessuno si aspettava che potesse arrivare tanta gente, specialmente ad agosto. È chiaro che è stata una stagione particolare, una stagione anomala se la si guarda nel complesso di tutte le altre stagioni, perché partita in ritardo perché eravamo chiusi, un giugno che praticamente non è esistito anche perché la gente doveva cominciare a spostarsi, a prendere fiducia e non aveva prenotato, non sapeva ancora se fare le vacanze. Luglio piano piano è decollato e abbiamo avuto un agosto dove c'è stato chiaramente un pienone. È chiaro che un pienone ridotto al 70% perché noi avevamo le nostre disponibilità ridotte per il distanziamento sociale, ma nessuno si sarebbe aspettato per il mese d'agosto un'affluenza così importante, per cui ripeto, preso in assoluto una stagione ridotta, preso per quello che poteva essere un gran successo. Presidente, che tipo di bagnanti ci sono stati? Voi che monitorate anche le persone, avete clienti fissi, persone nuove, che tipo di turismo c'è stato quest'estate? Beh, allora, prima di tutto, prevalentemente, quasi non voglio dire in assoluto, ma comunque con la stragrande maggioranza di turismo italiano. Poi dopo, come le spiagge, sai, sono un pochettino anche le zone, noi in questo caso parlando di Riccione, sono un pochettino differenziate. Nelle zone esterne c'è un turismo magari prevalentemente, non esclusivo, locale non intendo solo riccionesi ma anche dell'entroterra, che chiaramente essendo comunque qui hanno usufruito della spiaggia. Le zone centrali dove ci sono una grande prevalenza di seconde case, per cui anche la gente non muovendosi, andandoci all'estero, ha sfruttato questo tipo di sistemazione, ma comunque vedo che anche gli alberghi che hanno aperto poi nei mesi centrali hanno cominciato a lavorare, la gente ha preso fiducia, c'è stato un bellissimo, comunque la maggior parte è turismo italiano, tanti lombardi, oltre gli emiliani tantissimi lombardi. Gli occhi di chi arrivava al mare, per molti il mare è libertà, per noi che ci viviamo è vita, però insomma, e credo che quest'anno forse molti hanno guardato queste spiagge in modo diverso. Beh sì, senz'altro, comunque c'è una grande differenza dal momento dell'arrivo a poche ore dopo, a pochi giorni dopo, cioè il momento dell'arrivo molta circospezione, ma specialmente venendo da posti, da paesi dove mascherina era obbligatoria sempre, c'erano stati dei grossi problemi, per cui arrivare qui è essere un pochettino titubanti. Poi chiaramente controllare che ci fossero giustamente le misure corrette per il distanziamento, ma a quel punto dopo poche ore subentrava la libertà, la voglia, cioè si vedeva proprio che cambiava l'atteggiamento, il sorriso, la fiducia e la voglia di fare vacanza. Io l'avevo detto tante volte, sarà vacanza se si potrà fare vacanza vera. Si sono adottati chiaramente quelle procedure, tutte quelle cose che erano prescritte, che andavano adottate, ma si è potuto fare vacanze e allora è stata vacanza, se no non sarebbe stata vacanza in un ospedale a cielo aperto. È stata un'estate positiva, nonostante le difficoltà dell'inizio, come tutti ben sappiamo, è stata una bellissima esperienza, soprattutto vedere nel volto dei turisti la felicità e la gioia di poter vivere la spiaggia e la vacanza. Per molti non era nemmeno pensabile riuscire a vivere il mare e rilassarsi dopo l'inverno che c'è stato, per cui c'è stata una grandissima soddisfazione, soprattutto anche per come abbiamo organizzato le spiagge. Il distanziamento è stato fondamentale, è stato accettato, riconosciuto, lodato e hanno ringraziato tantissimo per questo distanziamento, che secondo me è un valore aggiunto da portare avanti anche nei prossimi anni, e sicuramente questo è un qualche cosa che dobbiamo farcene carico e riproporlo di nuovo, assolutamente. Chiaramente adesso a settembre non ci sono i numeri di agosto, però il fatto che ci sia ancora bel tempo e che continuerà probabilmente ancora per qualche giorno aiuta a far quadrare un po' i conti. Assolutamente, il sole è dalla nostra parte come sempre, c'è tantissima gente, non solo nei weekend ma anche durante la settimana. Purtroppo le scuole sono iniziate a metà settembre, se fossero iniziate i primi di ottobre sarebbe stato un mese ancora più interessante e vivibile. E dal punto di vista del tipo di turismo che tu hai vissuto, Andrea, anche insomma di persone nuove che magari non erano mai venute, che hanno approfittato chi del bonus, chi di altre, fatto che magari prima andava a farsi le vacanze all'estero invece ha scelto la Riviera Romagnola, come sono stati questi turisti? È stata una soddisfazione scoprire famiglie che non venivano a Riccione da forse 20 anni o non erano nemmeno mai venute. Dal telefono, quando prenotavano, si capiva che non avevano un'idea di cosa fosse una tenda, di come erano le strutture, dovevano mandare foto
foto su WhatsApp, spiegare, e quindi è stata un'enorme soddisfazione, perché appunto molte famiglie andavano all'estero da tantissimi anni o andavano in Sardegna, per cui non prendendo i voli, diciamo per un motivo di sicurezza, hanno preferito la costa romagnola, Riccione, quindi è stata una soddisfazione enorme, perché poi sono andati via con un ricordo e con la certezza che torneranno anche il prossimo anno. Quest'anno veramente è stato un anno eccezionale sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto l'incredulità a vedere questa esplosione di turisti a luglio, specialmente nei weekend, poi via via salendo fino ad arrivare agosto, che è stato l'apoteosi, non ce l'aspettavamo nessuno. È stata un'estate incredibile sotto tutti i punti di vista, da come era partita la stagione fino adesso, fino a ieri, poi, perché siamo stati pieni fino a ieri, incredibilmente, i turisti anche increduli. E questa cosa devo dire che ha fatto bene sia economicamente, perché comunque ha salvato la stagione, ma anche psicologicamente, perché comunque eravamo partiti tutti, sia noi operatori ma anche i turisti stessi, a vedere tutta questa gente sembravano quasi rinati. Cioè, più vedevano gente e più stavano bene, perché capivano che comunque è una cosa che prima o poi passerà, e questo ha messo tutti insomma sulla buona strada, ecco. Tanto Gilberto, si dice sempre che il nostro è un turismo un po' datato, no? Le spiagge sempre uguali da tanti anni, poca capacità di rinnovarsi. Forse questa occasione è stata anche per voi di rimettervi in gioco e mettere in gioco anche la creatività, anche tramite il distanziamento, di fare un'offerta un po' diversa rispetto magari agli anni passati. Ma l'offerta diversa ci ha preso tutti un po' contropiede, perché poi eravamo tutti lì fermi, non sapere cosa fare, come comportarci. Per cui di diverso sinceramente attualmente no, però per il prossimo anno, ecco, una cosa diversa che sicuramente ha colpito tutti e colpirà tutti è il distanziamento. Molti hanno già detto non vogliamo più tornare vicini, si sta bene, la spiaggia è bella così. Ben vengano queste proposte dai turisti, perché poi li seguiremo. Ci sono state criticità che avete dovuto affrontare o tutto sommato insomma è andata come ve l'aspettavate? Beh, criticità le abbiamo avute, per esempio, come dicevo prima, nel mese d'agosto, dove a Riccione, ma anche nelle altre spiagge sicuramente della provincia, c'era tantissima affluenza con il... diciamo con la disponibilità ridotta, abbiamo avuto molte persone che non trovavano sistemazione e dovevano girare molte spiagge per trovarla. A questo punto ci siamo organizzati con l'amministrazione, che ha messo a disposizione un trenino, e noi con i mezzi nostri, cioè ormai il giorno d'oggi WhatsApp, app particolari, per mettere in tempo reale laddove c'erano delle disponibilità, per poter indirizzare i clienti che non trovavano posto in una spiaggia e indirizzarli nelle spiagge dove c'era posto. Per cui questa è stata la criticità che abbiamo dovuto risolvere. Quest'estate si è dibattuto molto su eventi sì, eventi no, meglio non gli eventi, meglio sì gli eventi, ecco, aiutano, hanno aiutato, non servivano, perché comunque quest'anno bastava anche meno. Che cosa ne pensa? Ma non, è difficile, gli eventi chiaramente è una cosa un po' complicata quest'anno da organizzare, da mettere insieme, da gestire. L'evento è sempre quello che dà risalto, pubblicità alla località e fa parlare e attira gente. Quest'anno la gente comunque, quando si è mossa a un certo punto, che ha potuto capire che poteva fare vacanza, ha cercato di venire al mare, ha cercato di avere quella libertà che gli era stata negata per dei mesi, di vivere un momento comunque di serenità. E probabilmente al mare ci sarebbe venuto lo stesso. Ripeto, l'evento difficile da gestire quest'anno è sempre quel richiamo che comunque fa conoscere la località, per cui nella sua maniera è sempre molto importante. Richieste assurde, leggende metropolitane, visto anche tanto si era parlato a primavera di questa spiaggia come avrebbe riaperto, ce ne sono state? Allora, per fortuna tutti si sono messi a ridere dei plessiglass, che questa è stata la roba più tremenda. Poi dopo la gente chiedeva se c'era l'obbligo di mascherina, così, ma delle richieste assurde, se si poteva andare a fare il bagno o bisognava mettere il numero delle persone, perché sai, sul web si sono viste di tutto e di più, può andare uno alla volta a fare il bagno, no, queste cose qui, però in linea generale poche cose, qualche cosa un po' strampalata, ma poche nel numero. La gente si è subito adattata a vivere alla spiaggia, con le regole che c'erano naturalmente. Queste
le voci, l'ultima del presidente della cooperativa Bagnini di Riccione, Diego Casadei. Abbiamo sentito in precedenza anche il vicepresidente Andrea Gambuti e Gilberto Fuzzi. Insomma, loro, da loro punto di vista, parlano di una stagione eccezionale per tanti punti di vista, nel senso che si pensava che una stagione non ci sarebbe stata, poi i numeri sono arrivati, soprattutto con il pienone di agosto, questo settembre che aiuta perché continua ad esserci bel tempo, e poi insomma questa cosa delle richieste strampalate, diversi me l'hanno dette. Ti immagini, Andrea, quest'estate se si potesse, cioè se si poteva fare il bagno solo una alla volta con tutte le persone che c'erano, sarebbe stato un po' complicato, altro che assembramenti, ci sarebbero stati gli assembramenti sulla spiaggia in attesa di toccare l'acqua. Invece, bene, chi così è in attesa da un po' di tempo in collegamento è il nostro prossimo ospite. Da Riccione ci rispostiamo a Rimini, dalla spiaggia andiamo in centro storico, perché parliamo di questo sopralluogo che c'è stato ieri, tra l'altro nella zona dove sono in corso i lavori per il Museo Fellini. Siamo in piazza Malatesta, noi abbiamo in collegamento telefonico Davide Frisoni. Buongiorno. Buongiorno Davide, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie di avermi cercato. Eh beh, un piacere. Davide Frisoni, consigliere di Patto Civico Italia Viva, anche presidente di commissione, e insomma ieri c'è stata una visita importante anche per capire cosa sta emergendo dagli scavi, e da quello che sta emergendo insomma si potrebbe anche decidere di forse di modificare qualcosa del progetto, ma non so, andiamo con ordine. Prima andiamo sui dati oggettivi, Davide, poi chiaramente anche una valutazione da amante appassionato di arte. Allora, la cosa un po' lunga, però cercherò ti di chiediamo essere un po' di sintesi. Intanto noi ci mettiamo comodi. Molto breve. Allora, in sostanza, come si è sempre detto, sostenuto, sotto Piazza Malatesta c'è un tesoro vero e proprio, che non è semplicemente legato ai ritrovamenti di gioielli piuttosto che di vasellame o compagnia bella, o mosaici. Il tesoro in questo caso è proprio la storia della città, che va dall'epoca antica romana fino a quella l'ultima archeologica, diciamo, intesa come archeologica, è quella rinascimentale. L'ultimo intervento su Piazza Malatesta, da quello che si è visto nel sopralluogo, in termini di tempi di realizzazione, è il fossato del castello. Sul fossato del castello ci si è soffermati molto anche dopo il sopralluogo, perché è evidente che c'è il muro del controscarpa, che è un pezzo importante del castello. Ieri ho voluto invitare anche gli storici riminesi, quindi c'era Giovanni Rimondini, Giulio Zavatta, Oreste De Luca, che hanno anche in commissione sostenuto l'importanza di questo castello e quindi di questa mura che fa parte strutturale del castello. Questo vorrebbe dire che se ci interessasse veramente riportare alla luce questi ritrovamenti, bisognerebbe fare un nuovo percorso, perché il progetto attuale prevede, perché è finanziato dal Ministero, di iniziare e finire lo scavo e la piazza entro i tempi dati dal Ministero, e quei soldi dati al Ministero, cioè quei soldi lì non sono spostabili su qualsiasi altro progetto. Per cui, come dire, anche in commissione ieri ho sostenuto che probabilmente un progetto più condiviso con la città, con gli storici, con la stessa commissione cultura di cui io sono presidente, avrebbe permesso un altro percorso anche finanziario. Cioè, se nel progetto Fellini presentato al Ministero si fosse messo un punto focale sulla questione archeologica, si doveva arrivare a chiedere una parte economica di quel finanziamento destinata allo scavo vero e proprio. Questo nel progetto non è stato inserito, e quindi oggi si è arrivati a dover fare questo scavo ispettivo, no? Che ha messo in evidenza questa parte archeologica della città, su cui esiste documentazione storica, ma non fotografica, ma non documentale del tutto, insomma, alcune parti sì, ma altre proprio no. L'unica documentale vera e propria era il fossato del castello, di cui si sapeva già benissimo dove passava, dove passa tuttora, ma una parte romana, tardo-romana, ma anche parti più periodo repubblicano, sono venute fuori,
c'è un, ad esempio è stato ritrovato un calidarium. Il calidarium sarebbe, come dire, un bagno turco, lo chiameremmo così, è di epoca romana, cioè non è un ritrovamento banale in un luogo come quello, per cui anche la sovrintendenza è stata molto chiara in questo, perché alla sovrintendenza serve tempo per studiare i reperti, documentarli e inserirli nel contesto storico. Quindi, come dire, oggi abbiamo l'evidenza di quello che si supponeva, diciamo, molto concretamente, perché ormai i documenti che abbiamo in mano, quelli storici, sono enormi, una quantità enorme, si è messo in evidenza questa parte di storia della città che, come dire, la commissione che abbiamo fatto ieri di sopralluogo, insieme anche agli storici, anche gli storici stessi, durante il sopralluogo hanno evidenziato possibili ritrovamenti in altri punti della piazza. Dal punto di vista di commissione è stato interessantissimo il sopralluogo, perché ha permesso anche, credo, alla sovrintendenza e agli archeologi che stanno scavando, di comprendere anche un po' di più, no? La possibilità di ritrovare anche qualcos'altro. Davide, quanto tempo andranno avanti ancora questi, diciamo, scavi ispettivi? Allora, lo scavo ispettivo va avanti finché la sovrintendenza decide di indagare. Si è data un tempo oppure, insomma, va il avanti? Il tempo credo che debba essere rispettato, quello del finanziamento, che prima del Covid sarebbe dovuto essere finito entro l'anno, entro il 2020. Probabilmente con qualche sospensione in più, appunto per approfondimenti archeologici e anche per la sospensione del cantiere durante il lockdown, si arriverà a febbraio. Quindi, insomma, comunque ci sono dei tempi anche abbastanza contingentati. Esatto. Mi pare di capire che ci sono delle posizioni un po' contrastanti all'interno del Consiglio Comunale. Noi ieri abbiamo ricevuto la nota di Carlo Rufo Spina, che insomma, esponente di minoranza, si sono mobilitati per chiedere un consiglio tematico sulla piazza. Anche Giorgio Renzi più volte. Da parte della maggioranza, in modo particolare del Partito Democratico, mi sembra che invece ci sia l'intenzione di proseguire nel progetto originario. Non so, questo è quello che emerge almeno dalle voci che abbiamo sentito e raccolto. Dunque, ieri io più o meno all'inizio, diciamo, della commissione, durante la discussione, avevo, come dire, lanciato in maniera provocatoria l'idea di dare un voto di indirizzo alla fine della commissione, che in qualche modo è stata annullata poi dalla presentazione che la sovrintendenza ha fatto e che la dirigente che segue il cantiere ha fatto, per cui si è reso evidente che questo progetto va finito perché altrimenti si perde il finanziamento. Dopodiché invece si può iniziare il percorso presso il Ministero, ma è una cosa che ieri è venuto evidente, che è un processo lungo e molto e costoso, cioè ci vorrebbero un altro paio di milioni di euro per fare lo scavo fatto bene in Piazza Malatesta. Andrebbe iniziato questo percorso qui presso il Ministero, ma a lavoro finito, quindi bisognerebbe risbancare di nuovo tutto e quindi riprendere di nuovo un cantiere in mano, come dire, una volta terminato sostanzialmente. Davide, però è lavori, anche vero che era impensabile mettersi le mani, però era impensabile scavare in Piazza Malatesta pensando di non trovare nulla, cioè io penso che questo fosse abbastanza da parte di tutti abbastanza evidente. Si sa che a Rimini, in centro storico in modo particolare, ogni volta che viene effettuato un lavoro di qualsiasi tipo e bisogna mettere mano agli scavatori qualcosa emerge, poi lì un'area castello, particolare. L'ho detto un po' all'inizio, cioè se si fosse pensato meglio al progetto da presentare, condividendolo di più con gli storici, ci sarebbe chiesto un finanziamento ad hoc per quella piazza. Così non è stato, purtroppo adesso ci troviamo in questa condizione qui. Voi conoscete la mia passione per la cultura, pochi sanno che sono un grande appassionato di archeologia, questo anche come presidente mi ha messo in difficoltà questo progetto di Piazza Malatesta. Perché? Perché visto così dall'esterno capisco che non abbia nessun senso. Tecnicamente parlando, oggi sappiamo che quel percorso va finito, se si vuole fare uno scavo fatto bene, approfondito, che vada fino dai 2 ai 5 metri di profondità, come ha detto la sovrintendenza ieri, per andare a vedere che cosa c'è esattamente dall'epoca romana fino a quella rinascimentale,
occorre fare un altro percorso con il Ministero e quindi un altro finanziamento, quindi un altro sbancamento, ecco, certo. I lavori quindi... fatti male purtroppo vanno rifatti e tra fare un lavoro fatto bene e fatto male il tempo è lo stesso. Davide, però, a questo punto che cosa si prospetta? Diciamo, mi sembra che la via... L'ipotesi più... Esatto. Sono molto amareggiato, si comprende? Sì, esatto, no, questo quindi sì. Diciamo che saranno ben fotografati questi reperti e molto probabilmente torneranno nascosti. Sì, cioè, nel senso che nel progetto attuale non è prevista nessuna valorizzazione, l'ha detto un po' bene anche la sua evidenza ieri, il loro compito in questo momento è quello della documentazione che rappresenteranno poi, diceva, alla Festival del Mondo Antico tutta la documentazione fatta negli ultimi 2 anni degli scavi riminesi, compreso quello di Piazza Malatesta. Dopodiché nel progetto è previsto la pavimentazione, quindi tutto quello che si è andato a trovare fino ad oggi non è previsto metterlo in evidenza. Venga valorizzato. Bene. Sì, è inutile poi insistere perché sappiamo anche che Davide Frisoni ha una idea ben chiara, però insomma in questo momento ci ha spiegato bene qual è la situazione. E, può incidere Davide questo a livello anche politico a suo avviso? Sono mesi importanti, ora noi adesso di politica come sa abbiamo il referendum vicino, non possiamo parlare tanto, magari ci torneremo, ma una questione come quella che si evince anche dal tema, insomma benché si parli appunto di cose che stanno sotto che rimarranno sotto, quindi comunque non è che le perdiamo, però insomma non le riusciamo a valorizzare in questo momento. Diciamo che le risparmiamo. Ecco, sì, le risparmiamo. Un prossimo eventuale scavo. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno, insomma. Frisoni, lei pensa di votare per questo consiglio tematico che la minoranza vorrebbe chiedere per poterlo fare comunque per discutere della situazione di Piazza Malatesta? Certamente che sì, cioè è nell'interesse della città capire anche il percorso attuale e quello eventuale da fare. Secondo me è necessario, non permetterci di traverso a prescindere. Ormai le mie posizioni le conoscete, sono un uomo libero, per questo non mi sono mai fermato a verificare se la mia posizione, non so se sia esatto politicamente parlando, se la mia posizione dava fastidio alla maggioranza o all'opposizione. Credo fortemente nello studio di quello che si vuol fare, dopodiché prendo le mie decisioni da uomo libero e da politico libero quale sono, perché sono un civico e civico rimango. E vuole restare. Davide, grazie per queste considerazioni, per averci un po' portato in questi scavi, perché tu totalmente chiuso ermeticamente che è difficile anche capire che cosa succede in questo momento all'interno. Ne sapremo di più. Beh, già grazie a Davide Frisoni qualche indicazione l'abbiamo avuta. Beh, quindi facevano il bagno turco praticamente a 2 passi dal castello i romani, prima che il castello ci fosse. Certo, appunto, prima che il castello ci fosse era una zona probabilmente di piacevole per trascorrere il tempo libero anche. Probabilmente. È bello sognare. Grazie Davide, buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Dove andiamo adesso? Adesso torniamo a scuola. Oh, perché come... Mi devo rimettere il grembiulino? Ma no, non lo so, anche se vuoi, non lo so, tu sei un birichino di quelli, insomma. Quegli studenti birichini che non stanno... Non so come avrebbero fatto a farti stare seduto al banco 5 ore di seguito. Mi sposto. Allora, perché andiamo a rispondere ad una delle domande dei nostri ascoltatori. Esatto. Mi avevi detto che Antonio... Spero che sia ancora con noi Antonio per poter ascoltare questa intervista. Perché se l'intervista alla Caris, insomma, l'abbiamo proposta nei giorni scorsi con le immagini, speriamo ieri di raccogliere nei giorni scorsi, ieri anche. Esatto, lo so, però anche nei giorni scorsi, capito che non ci sembra, quindi informati su quello che va in ho onda. Guardato in realtà, sì, ho guardato, certo, come ti comportavi, se, certo, parlavi male di me soprattutto, che era l'unica cosa che mi interessava. E no, allora in realtà appunto dicevamo le scuole paritarie. Antonio ci chiedeva, ma le scuole paritarie hanno avuto problemi a riniziare? Le scuole paritarie hanno avuto problemi a riniziare perché avevano dei grossi dubbi che le risorse che potevano mettere in campo fossero sufficienti. Gli sforzi sono stati fatti, ci sono state insomma anche delle piccole aperture, insomma piccole grandi aperture da parte del governo, poi insomma l'importante anche intervento della CEI, comunque parliamo chiaramente nel nostro caso le scuole paritarie cattoliche, tant'è che adesso vogliamo fare il punto. Ieri loro lo hanno fatto con un comunicato molto chiaro in cui hanno spiegato la ripartenza delle scuole maestre pie dai piccolini ai più grandi, perché ricordiamo insomma che sono tanti ragazzi che frequentano le scuole paritarie maestre pie. Allora noi abbiamo in collegamento, non so se Suor Mirella o il professor Pretolani. Allora iniziamo con Suor Mirella. Buongiorno Suor Mirella, ben trovata.
Buongiorno. Stai bene? Siamo insieme. Esatto. Sì, grazie. Ecco, mi fa piacere incontrarti. Suor Mirella è legale rappresentante delle scuole maestre Pie, quindi diamo anche onore e merito a questo ruolo, comunque un ruolo di grande responsabilità. Suor Mirella, si è ripartiti con il desiderio nel cuore di ripartire. Forse questa è la cosa più importante e questo poi vi ha spinto anche ad organizzare perché tutto potesse essere un'accoglienza vera nei confronti dei bambini e dei ragazzi. Sì, quello che ci ha mosso in tutti questi mesi, pur continuando ad essere in stretto contatto con le famiglie, con gli studenti, tutto il corpo docente si è reso molto disponibile con una tenacia e con una passione educativa che appartiene veramente a tutti gli educatori dell'Istituto Maestri Pie. In questi mesi, non solo estivi, ma già da quando c'era stato il lockdown, pensavamo a come poter ripartire, a come riprendere le lezioni in presenza. Devo dire, Suor Mirella, posso svelare un segreto? Noi ci siamo sentite nel periodo della fatica e tu mi dicevi, sai che Simona non so come riusciremo a ripartire, eri molto preoccupata. Ieri, quando ho letto il comunicato, ho detto, vedi, alla fine lo sapevo che ce l'avrebbero fatta. ma perché insieme si va più lontano, no? Come il proverbio che ci sostiene, ma quello che ci sostiene di più è veramente il carisma e la passione educativa che porta poi a trovare le soluzioni migliori. Le soluzioni non sono ancora tutte chiare e definite, però il coraggio ci porta comunque a fare delle scelte e queste scelte sono state quelle di dire bene, la scuola è un servizio voluto dai cittadini riminesi di tutta la provincia e in quanto richiesto e voluto noi ci mettiamo all'opera per poterlo realizzare così come è stato fatto negli anni scorsi e anche con un volto e con delle caratteristiche diverse perché comunque questo poi è il guardare al futuro di questi ragazzi perché sono loro poi che dovranno essere i nuovi cittadini del domani e per questo ci siamo stretti con le famiglie, con tutti i collaboratori, con quelli che hanno voluto esserci e hanno potuto investire in risorse e in energie. Lo abbiamo fatto con quella professionalità che ci contraddistingue e quindi abbiamo messo in atto tutto il nostro grande cortile con le vie di accesso in modo tale che tutti potessero entrare a scuola senza sostare, soprattutto gli adulti, i genitori, ma hanno avuto la possibilità e la gioia comunque di accompagnare i figli a scuola, di poterli consegnare e poi riprendere, ma in piena apertura e in sicurezza perché comunque i nostri spazi permettono questa comunità educativa aperta, non soltanto all'aperto ma anche all'interno, che ricrea un po' quegli spazi di cultura, quegli spazi di relazione che sono fondamentali. Suor Mirella, nei mesi in cui insomma non si capiva che come sarebbe ripartito e se e quando sarebbe ripartito questo anno scolastico, dal mondo delle scuole paritarie era arrivato un forte grido d'allarme perché si pensava giustamente alla scuola diciamo statale, che però ricordiamolo sempre, io ci tengo sempre a dirlo anche ai nostri ascoltatori, che le scuole paritarie sono scuole pubbliche esattamente come le scuole statali, non sono gestite dallo Stato ma sono gestite da dei privati che però fanno servizio pubblico. Questo credo sia importante sempre ricordarlo. Ecco, voi avevate lanciato un forte grido d'allarme. Ora io anticipandoti ho detto che qualche risposta nel tempo è arrivata, forse non sufficiente, però forse qualche cosa si è mosso, forse la vostra voce qualcuno l'ha ascoltata. Sì, allora la prima che è stata accolta è quella avvenuta dalla CEI, perché la CEI ha dato un contributo a tutte le famiglie che erano nella disposizione e avevano le caratteristiche per poterlo richiedere, hanno fatto un bando, a questo bando le nostre famiglie hanno potuto aderire e la CEI è stata la prima a dare un contributo a tutti gli studenti pagando una parte della retta proprio per le scuole paritarie e questa è stata la prima risposta. La seconda non è arrivata subito, quella dello Stato,
perché ci hanno risposto subito che non era possibile, che non sarebbe arrivato il contributo nei tempi che avevamo richiesto, ed è arrivato comunque con un anticipo di un mese rispetto a quello dell'anno scorso, e questo ha permesso di pagare tutti gli stipendi, perché noi abbiamo sempre pagato a tutti i nostri docenti gli stipendi pieni, e oltre anche a tutte le varie tasse che vengono anche richieste, che non erano state sospese. Immaginiamo. Quindi vabbè, qualche cosa si è mosso. Sor Mirella, ci sono state però famiglie che hanno dovuto rinunciare comunque, perché magari uno dei genitori ha perso il lavoro, perché è una situazione difficile, perché devi fare delle scelte, oppure tutte le famiglie hanno confermato, diciamo le famiglie che già erano parte della famiglia della Scuola delle Maestre Pie? Allora, molti hanno confermato, solo pochi, veramente pochi, hanno dovuto rinunciare, però in questo caso abbiamo comunque chiesto la collaborazione per poter far sì che anche queste famiglie, che proprio per motivi di lavoro non riuscivano a sostenere la retta, erano tra quelle famiglie che poi hanno anche ricevuto il contributo sia statale che della CEI. Però diciamo, nella maggior parte delle situazioni le famiglie hanno confermato le iscrizioni. Bene, questa è una bella notizia, perché quando si sceglie anche una determinata scuola lo si fa con il desiderio di frequentarla, di farla frequentare ai propri figli, quindi insomma una rinuncia di questo tipo è sempre una rinuncia molto molto dolorosa. È stata una bella scelta anche da parte delle famiglie, un sostenere e un convalidare quei timori che avevamo durante i mesi scorsi, ecco, perché la riapertura era data anche dal fatto che le famiglie continuassero a mantenere l'iscrizione, perché altrimenti il servizio veramente non aveva la sostenibilità. Certo. Sor Mirella, ieri tu c'eri, più preoccupazione, certo, più gioia, più timori, che cosa hai letto negli sguardi degli insegnanti, del personale, dei bambini e dei genitori? Perché poi bisogna guardare gli sguardi, sono anche molto diversi. Certo. Io dico la mia, poi dopo sentiamo il professore anche Giovanni, certo, che è il coordinatore delle scuole medie e dei licei. Io ho visto molta gioia, molta anche gratitudine, ma anche molta gioia nel poter ritornare in questi ambienti e ritornarci anche in maniera diversa. L'hanno anche apprezzato di più, dicevano questa mattina i genitori, ma mi sembra che siamo più ordinati quest'anno di quando gli altri anni li potevamo entrare di più e li consegnavamo all'interno della scuola. Invece, siccome il cortile è molto grande, ha avuto dei percorsi anche particolari, belli, insomma significativi di viabilità interna, e hanno avuto l'accesso anche ad entrare in auto, perché prevedendo anche la cattiva stagione, non potendoli poi lasciare da soli i bambini, allora abbiamo organizzato tutta questa viabilità interna, e loro erano veramente grati, sono stati riconoscenti, ecco, di questo sforzo che la scuola ha fatto, ma lo ha fatto veramente con gioia, con speranza, ecco, per dare ancora di più un messaggio di coraggio, cioè perché si può affrontare anche la situazione di malattia, la situazione di crisi, cioè tutto ciò che è e che ci porta a mettere in campo quelle risorse che magari noi pensiamo di non avere, quando invece l'essere umano, il cristiano in particolare, ha delle possibilità in più, perché il Signore è con noi e non ci lascia da soli mai. Questo è un messaggio che riguarda la scuola, ma molto di più. Sormirella, mi vuoi passare un attimo al professore? Certo, così certo. Lui, siccome in classe ci è andato, ha dovuto dare tutte le regole, immaginiamo, e quindi insomma sia ai ragazzi. Giovanni, vediamo se Giovanni parla un po' con noi, così ci racconta anche l'esperienza del prof. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Pretolani, lo diceva Sor Mirella, è coordinatore delle scuole medie e delle scuole superiori delle Maestre Pie. Giovanni, per lei il compito, quello forse più ingrato, di andare lì e dire: bene, queste sono le regole, non potete fare questo, non potete fare quest'altro, non vi alzate, non vi muovete, forse tenete la mascherina. Forse non l'ha detto con questo tono. Io l'avrei detto così, perché insomma, bisogna essere molto diretti. Dico ancora più forte, perché io ho una voce, un tono di voce anche molto alto. Quindi, intanto, giustamente mi ricordate che
sono in primis docente con una cattedra di 22 ore. Quindi prof, il primo è quello, la prima cosa da fare è quella. E la gioia di ieri è stata appunto nel ritornare in classe in presenza. Devo essere sincero, avevamo lavorato molto bene anche prima, perché noi abbiamo avuto i genitori in presenza, 12 sere, 12 riunioni ogni sera per fare una classe per volta, e abbiamo comunicato ai genitori in primis le regole e loro si sono fatti portavoce. Quindi i ragazzi sono arrivati a scuola già con un'impronta educativa familiare e quindi ci ha consentito un inizio spettacolare, bello, ordinato, felice, e con delle premesse per un anno nuovo, un anno non diverso, però nuovo, dove sicuramente i docenti sono al centro della dinamica didattica ed educativa. I colleghi, anche loro, quindi, insomma, molto. Probabilmente sentendosi una responsabilità nuova, ma anche forse anche più rispetto. Io mi auguro che questo sia, cioè nel senso di far comprendere a tutti coloro che la scuola la fruiscono, in primis le famiglie, che c'è una autorevolezza anche da parte di chi custodisce i nostri figli, di chi li educa nel tempo della scuola, di grande importanza. Forse una cosa anche da recuperare un po'. Sì, devo essere sincero, tutta l'estate trascorsa in una comunità che ha fatto squadra, e non solo con le scuole di Rimini, ma con le scuole del territorio, perché ricordiamo che le maestre Pie sono satelliti della provincia di Rimini, e a settembre una formazione ai docenti, durata 15 giorni, diversa dagli altri anni, dove abbiamo diciamo, indicato ai docenti la strada migliore, la più giusta per tornare a vivere una presenza in classe. I docenti hanno risposto con grande impegno, anche facendo un lavoro diverso. Faccio un esempio: noi abbiamo rinnovato degli spazi, perché abbiamo deciso di cambiare alcune dinamiche appunto organizzative, e i docenti si sono messi a disposizione per ultimare i lavori di questi spazi, per ordinarli e renderli belli per l'accoglienza dei nostri ragazzi. Giovanni, invece andiamo dai professori e dai docenti e dagli insegnanti anche dei più piccoli ai ragazzi, in particolare quelli più grandi che magari hanno capacità, insomma, anche di intuire che cosa sta accadendo meglio magari o più razionalmente. E quali sono le regole più difficili da digerire per i ragazzi? Ce ne sono su cui, insomma, ha notato magari una difficoltà proprio già dal primo giorno? Potrei fare delle battute semplici, però noi per scelta, ad esempio all'intervallo, per scelta non abbiamo più merende a disposizione. Non sto a elencare le tipologie di merende che avevamo, però abbiamo fatto una scelta un po' diversa, e quindi ad esempio non abbiamo, diciamo, una merenda in presenza all'intervallo. Quindi i ragazzi, quando hanno saputo questa cosa, anche la semplice macchinetta del caffè è stata... Si sono guardati negli occhi smarriti e dicevano: bene, quest'anno va così. Poi diciamo, lo sappiamo, a scuola comunque i bagni non sono solo un momento, no, di bisogno, ma spesso sono i luoghi dei racconti, dello stare insieme, e quindi indicando nei cartelli non si può entrare più di due, tre, sono finiti anche quegli assembramenti che avvenivano anche durante le ore di verifica, e penso che ci ricordiamo tutti le strategie, no? Beh, ma cioè, prof, anche lei è stato studente, Andrea molto, Polazzi molto. Si ricorda molto bene le sue strategie durante le ore di verifica. Assolutamente no. Ma come dicevamo prima, la creatività dei ragazzi ci stupirà e troveranno sempre modi anche per anche quest'anno, anche con queste regole. Non vogliamo rubarvi altro tempo, perché insomma c'è un lavoro anche da portare avanti nelle classi. Noi vi ringraziamo perché è stato un ulteriore spaccato, tra l'altro suggerito da un nostro ascoltatore che ci ha chiesto proprio come stava andando e che ci stava seguendo, ci ha detto che era ancora in linea. Ci faceva piacere raccontare questo primo giorno, ma poi anche il secondo giorno e tutti gli altri. Insomma, noi siamo qua anche per raccontare quello che succederà nelle prossime settimane. Grazie Giovanni, grazie, e grazie Sor grazie Mirella, buona grazie. Giornata. Ci vediamo a scuola, certo, metto il grembiule e arrivo. Ok. Infatti Antonio ci dice: grazie per le risposte alle quali tenevo molto, insomma abbiamo reso un servizio. Bene, ci fa un piacere, noi siamo qui per questo.
Dove visto, no, stavo leggendo un paio di cose, ieri ho arrivato una nota, poi ho visto che non abbiamo pubblicata, ma da Riccione Civica, siamo a Riccione. Vai, su, per quanto riguarda gli alunni delle medie di Via Alghero e di Fontanelle. Vai, che qual è il problema? Scrivono, meglio scrive l'esponente della, ricordiamo, forza di minoranza Stefania Carbonari, consigliera comunale, praticamente ci sarebbero la maggior parte degli alunni che devono mantenere la mascherina in classe nonostante le rassicurazioni, perché la famosa distanza tra le rime buccali non è di un metro, ma è 96-97 centimetri. E quindi così dice. Mascherina sempre, anche durante le ore di lezione. Così, così si dice, insomma, dopo magari la leggeremo bene, più nel dettaglio, è molto lunga, la pubblicheremo anche sul nostro sito, vedremo poi se ci saranno risposte da parte dell'amministrazione, perché si fa proprio riferimento ad alcune dichiarazioni dell'assessore Battara, che aveva detto tutti i nostri studenti andranno a scuola senza lezione a distanza, e insomma tutto a posto per la ripartenza, e lei invece fa presente che ci sono queste situazioni di disagio per gli alunni delle medie di Via Alghero e di Fontanelle, sì. Dice che dovranno poter poi indossare la mascherina per tutte e cinque le ore di lezione, perché la distanza è di 97-98 centimetri. Scuole medie, quindi. Bene, esatto. Andremo ad approfondire, magari cercheremo anche delle risposte in merito. Gabriele invece commentava l'intervista a Frisoni dicendo: se si fosse pensato meno a Fellini Landia e un pochino di più ad Ariminum, si sarebbe fatto un altro progetto, trasformando Rimini in una meta storico-culturale. Diciamo che insomma abbiamo sentito però che mi pare di capire che non ci siano tante le strade perseguibili. Facciamolo pure un consiglio comunale tematico, però insomma questa è la situazione è piuttosto bloccata. Tra l'altro, insomma, sulla scuola, se volete avere un approfondimento anche su altre realtà, sul nostro sito, ieri il nostro Maurizio ha praticamente messo un po' tutti i primi giorni in tutti i comuni del nostro territorio, comunque quelli che ci hanno mandato delle note, delle fotografie, un po' come si è riniziato, le visite che hanno fatto le varie istituzioni anche nelle scuole, per capire intanto se c'erano dei problemi da affrontare importanti. E voi potete mandarci anche queste segnalazioni, perché dopo i primi giorni forse c'è l'entusiasmo del primo giorno, ma magari qualche genitore o qualcun altro ha notato delle difficoltà. 337 511 336, questo è il numero che potete prendere sempre a riferimento, chiaramente anche la nostra pagina Facebook molto operativa e immediata nelle vostre valutazioni, e quindi anche nella possibilità di darvi una risposta. Io chiedo alla regia, dobbiamo fare una pausa? Dobbiamo fermarci? Ma sì, ma facciamola una piccola possiamo pausa. Possiamo farla una pausa, gli diamo il tempo di scegliere, perché sai, è nuovo il ragazzo. Sì, esatto, lui però era quello più attento alla scuola, perché si ricordava bene dove andava a copiare durante i momenti di pausa. E dopo glielo chiederemo e anonimamente ci farà sapere. Ci venivano lasciati dei bigliettini nei posti giusti. Se mandiamo, facciamo anche la pausa, o vuoi continuare a parlare? Facciamo la pausa. Amare se stessi è l'inizio di una storia d'amore lunga una vita. E torniamo in diretta con questi ultimi minuti di trasmissione. Brandelli per di trasmissione. Sì, scampoli, poi abbiamo altri sinonimi, se li avete, 337-511-336, c'è la nostra pagina Facebook, noi continueremo a dare sinonimi fino alle 10.30 del mattino. Esatto. No? Ti volevo aggiornare sul fatto che uno dei gli assessori della giunta del comune di Bologna, Matteo Lepore, deve fare il tampone. Perché lo deve fare? È in isolamento precauzionale, ha avuto qualche sintomo influenzale. Ma è perché, e quindi, perché non te lo adesso dico, ci interessa addirittura un assessore di Bologna? Perché è uno dei papabili per la candidatura a sindaco del 2021, che nel 2021 andrà al voto anche Bologna, sì, oltre a tanti comuni del nostro territorio, in primis ricordiamo quello il comune Rimini capoluogo, ma poi se non sbaglio anche Cattolica, Nova Siamo Feltria pronti, e altri ma dopo ancora. Il 21 di settembre. E, no, volevo dire una cosa sui invece i tamponi. Ieri, cioè noi abbiamo seguito. Hai tamponato qualcuno? No, la questione del Rimini. Ah, beh, sì. Io andrei un attimo a riprenderla, perché diciamo che è tra sanità e sport. Già il Rimini. Sani sport. I problemi ne ha. Sportnità. Perché a quest'ora diventi così? Cioè, per allungare. Perché diventi? Sei tutto serio, compito all'inizio della trasmissione, poi verso le 10.20. Ah, ma scatta allora. Scatta allora. No, cioè, non ti preoccupare, Gianmarco. Non è un servizio. Gianmarco è l'efficienza fatta tecnico. Questo è il nostro giovane tecnico. Allora, dicevamo, è diciamo appunto una notizia che sta tra lo sport e la salute. Sono sei i giocatori del Rimini che sono risultati positivi, benché asintomatici, al coronavirus. Ce n'era stato uno la settimana scorsa.
è emerso questo primo caso, da lì tamponi a tutta la, tutti i giocatori, anche al resto della società, dal quale sono emersi altri 5 positivi, tutti in isolamento domiciliare. Però il Rimini, siccome il campionato comunque parte, Rimini o non Rimini, di Serie D purtroppo, perché insomma, e Rimini già c'ha tanti problemi suoi, insomma, nell'allestimento della squadra, tutte queste problematiche societarie e quant'altro. Sembra che, visto che tutta la squadra è in quarantena, allora hanno detto: per 2 settimane siamo in quarantena, andiamo tutti insieme, facciamo allegramente tutti insieme un ritiro, facciamo la quarantena d'allenamento. Quella che avremmo dovuto fare tutti noi per non ingrassare durante il lockdown. Allora, praticamente l'idea è: il campionato inizia, Andrea, ricordiamolo, il domenica 27 settembre. Domenica 27 tra settembre. Tra 12 giorni. Mancano 12 giorni, quindi loro sono già probabilmente in quarantena. Da circa una settimana praticamente, non fiduciarie, loro sono in isolamento. In isolamento, perché sono stati a contatto perché con dei contatti positivi. Contatti diretti, quindi è necessario aspettare i 14 giorni, avere i 2 tamponi negativi finali. Perché loro hanno avuto il tampone negativo, cioè diciamo tutto il resto della squadra. Quindi loro dovranno essere nuovamente sottoposti a tampone. Credo il 14esimo giorno, rispetto al primo tampone, verrà effettuato un secondo tampone. Se negativo anche quello, liberi tutti dal giorno seguente. Per quanto riguarda i 6 positivi, invece, sarà necessario, una volta comparsi gli eventuali sintomi, ci è stato detto sono asintomatici, però insomma anche un piccolo raffreddore e quant'altro, saranno necessari i 2 tamponi consecutivi negativi nell'arco delle 24 ore, che è quello che quindi prevede il... Quindi diciamo che coloro che sono risultati positivi sicuramente nella prima di campionato non ci sono, cioè questo è la matematica. Non dovrebbero esserci, esatto, al di là della matematica. Ma più che altro è perché dopo dovranno allenarsi, in questi giorni non è che si allenano, quindi è chiaro che poi... Però non è gli che altri vai a giocare. Giocatori... Solo tu vai a giocare senza gli altri giocatori... dovrebbero essere pronti, solo che l'eventuale quarantena terminerà 3 o 4 giorni prima dell'avvio del campionato. Quindi il Rimini dice: no, alleniamoci, visto che stiamo bene, siamo in isolamento, stiamo tra di noi, ma ci alleniamo. Esatto, questo io ieri mattina però su questo tema però non ho visto ulteriori poi dichiarazioni. Quest'oggi c'era anche l'ipotesi, ma qui appunto si parla di ipotesi, di punti interrogativi, che il Rimini chiedesse il rinvio della prima di campionato, che è una cosa tra l'altro prevista, c'è cioè la possibilità di rinviare le gare qualora le squadre, insomma, nei vari campionati abbiano dei casi positivi. Questo è evidente, non solo utile ma anche necessario. Ora vedremo poi come la squadra o comunque come la società deciderà si di comportarsi. Muoverà. Esatto, però ci sembrava importante perché anche i numeri di questi giorni, in alcune giornate particolari, hanno proprio riportato anche questi 6 casi all'interno di una stessa squadra. È chiaro che lì è anche più semplice, insomma, anche la possibilità di contagiarsi, un po' come una famiglia alla fine. Loro forse stanno anzi più insieme loro che non con le loro rispettive famiglie. Tu invece mi hai sollecitato su questa indagine ieri diffusa dalla Camera di Commercio della Romagna in occasione del ritorno a scuola. Esatto. Sulla popolazione scolastica, le iscrizioni, anche se i dati sono aggiornati al precedente anno, quello che poi non si è completato, quello 19-20, quindi l'anno scolastico scorso. Diciamo che i dati più interessanti, al di là poi dei secchi numeri delle 139 scuole della provincia di Rimini di ogni ordine e grado, tra cui 19 paritarie, quasi 41.000 iscritti, ricordiamo appunto lo scorso anno, riguardano questa tendenza delle iscrizioni, perché lo scorso anno si è registrato un aumento dello 0,4%, in modo particolare calano gli studenti, e questo anche nel medio periodo, delle scuole elementari, quelle che chiamavamo elementari. Credo che sia anche sintomo della diminuzione dei bambini. Certo, ecco. Direi che è solo quello, visto che comunque i bambini a scuola mentre ci crescono, andare. Perché poi vanno avanti, crescono gli iscritti alle medie e alle scuole superiori, chiamiamole come si chiamavano una volta. C'è da dire però che ci sono 2 velocità distinte, perché abbiamo le scuole statali, dove c'è il 93% tra l'altro della popolazione scolastica nel nostro territorio, che crescono rispetto all'anno precedente, quindi 19-20 su 18-19 dello 0,5, mentre le scuole paritarie calano dello 0,5. Guardando il medio periodo, quindi nei 5 anni, si registra per le scuole paritarie una difficoltà ancora più marcata, perché in 5 anni si sono perse l'8,6% delle iscrizioni a fronte di un più 2,9% di quelle statali. Quindi vuol dire che c'è una certa difficoltà a raggranellare numeri di iscrizioni, numeri di iscritti, diciamo, e di studenti per le scuole paritarie della provincia di Rimini in questo scuole caso. Scuole paritarie che
che quindi da questi dati risultavano in difficoltà o comunque in contrazione già nell'anno scolastico precedente, pensiamo che questi numeri non solo saranno confermati, ma forse ci sarà anche un aumento della contrazione stessa nell'anno proprio che si è aperto ieri. Per cui, insomma, anche per i ragionamenti che ci faceva poco fa Suor Mirella, con tutto è che si cerca di aiutare le famiglie a riconfermare questa scelta, ma è chiaro che se uno invece deve fare una scelta nuova per i propri figli, difficoltà che si potrebbero unire ad altre di questo periodo. Quasi uno studente di scuola superiore su due nel riminese fa il liceo, il 47%, la percentuale sarebbe ricerche? Più alta, il 28,8% sceglie gli istituti tecnici e il 24,2% quelli professionali. Per quanto riguarda le singole scuole, diciamo che le principali per numero di iscritti sono il liceo scientifico, con quasi il 21% della popolazione scolastica delle superiori in provincia. Poi ci sono quelli per i servizi alberghieri e di ristorazione, in questo caso istituto professionale, 12,8%, l'istituto tecnico industriale 12,7%, quello commerciale 10,7%, poi ci sono liceo delle scienze umane all'8% e il liceo linguistico al 7,8%. Sai che cosa mi piacerebbe affrontare anche con i nostri ascoltatori a casa, sentire anche il loro parere, questa novità di fare homeschooling? Sì. Perché no, mi ridi? Cioè, homeschooling non mi piace. Facciamo l'homeschooling. Se soprattutto se la facessi tu l'homeschooling, povera figlia. Vabbè, comunque no, perché sai che quest'anno, ancora di più che negli anni passati, ci sono sì, l'homeschooling sta andando particolarmente di moda, fra virgolette. Come va l'homeschooling quest'anno? E quindi si fa scuola a casa, perché voi sapete che fino ad una certa fascia di età si può tenere i propri figli a casa e fargli a scuola direttamente noi genitori, oppure amici e quant'altro. Amici di amici. E quindi, insomma, che cosa ne pensate? Mi piacerebbe fare una riflessione su questo tema. Bene, domani lanceremo questo sondaggio sull'homeschooling. Ma perché ridi? Ma non leggi le notizie? È il grande dibattito di questi giorni, lo so, io leggo solo le nostre e noi non ne avevamo parlato. Adesso, quando tu andrai a scrivere una notizia sull'homeschooling, no, e mi auguro che tu sappia come scriverlo, non dare adito a interpretazioni di ogni tipo. E noi siamo arrivati a concludere questa puntata. Possiamo dare una notizia di servizio per le future mamme, cioè quelle che pensano di partorire nelle prossime ore? Pensano di partorire nelle prossime ore. Non è che tu pensi di partorire e partorisci, quelle che devono partorire. Guarda, ti posso assicurare che alle volte succedono. Tu magari aspetti che il parto tra 2 settimane, poi invece domani accade l'imprevedibile. Esatto, quindi se è imprevedibile non lo pensi. Però allora si ricorda che domani, che è mercoledì 16 settembre, una nota che arriva dall'ASL. Sì. Avrà luogo il trasferimento del reparto di ostetricia della sala parto e dell'ambulatorio urgenze ostetriche dell'ospedale Infermi nel nuovo DEA. Ciò vuol dire che da domani alle 8, per raggiungere l'ambulatorio urgenze ostetriche, occorrerà entrare non più dalla scala D, ma invece dal pronto soccorso generale, pian terreno del DEA. Lo dico soprattutto a tutti i futuri papà, che in realtà lo sono già, perché nel panico totale, domani dovesse arrivare che è il momento, se passi dalla scala D rischi che non arrivi al posto giusto. In sostanza, non portate nel piano sbagliato, non c'è più niente. Andate al DEA con ingresso al pronto soccorso. Sì, l'avevamo soccorso. Già detto, perché sabato avevano diffuso la notizia, l'avevamo già pubblicata, però insomma alla vigilia del cambiamento è sempre bene ricordare questo trasloco. Notizia utilissima, infatti ci sarà gente in macchina adesso che sta facendo marcia indietro e sta andando verso la scala giusta. Per fortuna sono le 10:30 anche di questo martedì, esatto, 15 quindi di settembre. Io, ricitando questa bellissima cosa che non è l'homeschooling, bella, mi piace. L'homeschooling, tutti si così? Guardano strani. E noi ci ritroviamo domattina? Ci ritroviamo. Sarà l'argomento mattina. Del giorno? Ma adesso ci penso, se trovo delle piste su cui ragionare. Quindi domani molto più che volentieri. Tempo reale, tempo homeschooling. Ma te la smetti di dire sempre homeschooling? Ma che problema mi piace, hai? Adesso lo ripeterò per tutta la giornata. Ci ritroviamo domani. Buona giornata. Tempo reale.